Ciao ragazzi, in questo video vi mostro cosa ho costruito per poter controllare la temperatura di molti strumenti. Ho semplicemente preso un controllore PID, si chiama Rex C100, è questo, made in Japan. L'ho comprato su AliExpress per una quindicina di euro, spedizione inclusa. È semplice ma molto funzionale ed intuitivo da utilizzare. Poi ho costruito un case in metallo, ci ho aggiunto un interruttore e una spina dove si attaccano gli strumenti dei quali voglio controllare la temperatura. Allora, questa è una termocoppia di tipo K, positivo, negativo. Esce da qui e vediamo dove va a finire. Allora, la termocoppia finisce, va appoggiata sulla punta dello strumento a contatto con lo strumento, con la superficie che voglio controllare, che voglio misurare la temperatura. Vedete, questa puntina qua è in pratica il punto sensibile della termocoppia e l'ho fermato sulla punta di un saldatore per stagnare. Vedete, è un semplice saldatore da 15 watt della Lux, massima temperatura arriva fino a 370 gradi. Allora, niente, dicevo che la termocoppia è in dotazione, era già in dotazione col controllore PID. Dopo vi spiegherò che cosa significa, che cosa sono i controllori PID, o magari lo faccio in un altro video. Allora, se vedete qui c'è un fermaglietto nel quale ho incastrato la termocoppia. Il fermaglietto è già in dotazione, tra l'altro, con il saldatore. Non so se si vede, non si riesco a mettere a fuoco, è molto piccola. Comunque, questa termocoppia non è che si è rotta. La punta della termocoppia è qui. Allora, questa, quando l'ho comprata, era infilata, il cavo era infilato dentro in questa vite M6 che praticamente protegge. La termocoppia funziona comunque, anzi è più sensibile, più precisa. Questa serve solo ad attaccare la cosa, attaccarlo alle superfici M6, la filettatura. Infatti prima avevo costruito questo semplice aggancio con un pezzo di alluminio, qui ci infilavo la termocoppia, questa se la infilavo sulla punta del saldatore, così. Insomma, adesso non voglio romperlo, però la infilavo dentro dall'altra parte, anzi dopo averla aperta la infilavo su e tenevo sotto controllo la cosa. Poi ho strappato il filo della termocoppia e mi sono accorto che era più semplice attaccarla direttamente alla molletta che c'è lì, che c'è sulla punta, ed funziona anche meglio.
Allora, niente, dicevamo, questa praticamente sarebbe una stazione per saldare economica, perché il saldatore l'ho pagato 15 euro, il controllore PID l'ho pagato 15 euro, ci ho aggiunto un interruttore, è tutto qua. Non è neanche, è difficile da costruire, anzi, è facile. Niente, vediamo come funziona. Allora, qui si accende. Perfetto. Non ho inserito la spina. E play. Qui si accende. Appena accesa segna 45 gradi. Poi, allora, 22 è la temperatura attuale, che segna la termocoppia. Della punta, è la temperatura della punta. Non so se si vede. Ecco, in verde 270 gradi è la temperatura che voglio raggiungere.